Bene, siamo in onda. Buongiorno a tutti, sono Rossella Sobrero del gruppo promotore del Salone della CSR e dell'innovazione sociale e vi do il benvenuto a questa tappa di Bari. Oggi, come sapete, è una giornata molto particolare. Perché per la prima volta è stata istituita a livello nazionale la giornata della memoria in onore dei morti da Covid. E quindi non ci sentivamo di aprire questo appuntamento senza ricordare la difficoltà che stiamo vivendo e l'impegno che anche il Presidente del Consiglio Draghi, oggi venendo a Bergamo, ha voluto ricordare, impegno a cercare di accelerare, no? Tutto il processo, anche che sarà l'unico che ci consentirà di rinascere sostenibili, che è quello della vaccinazione, e di poter appunto ripensare a un modello economico diverso, che tiene conto di tutte le criticità che ci hanno portato ad una crisi sanitaria, ma anche poi sociale ed economica. Adesso il tono diventa un po' più leggero e dico che sono molto contenta che siamo per la terza volta a Bari e che quindi ringrazio per l'organizzazione di questa tappa, la LUM, l'Università LUM, e Confindustria e Confindustria e Confindustria Giovani. Bisogna che qualcuno però tolga le slide perché la regia può fare qualcosa? C'è Gianni Bottalico, devi togliere le slide. Ok, siamo tornati. Ecco, quindi dicevo che ringrazio appunto l'Università LUM e Confindustria Giovani e vi ricordo appunto che il titolo generale del salone, come anticipavo, è Rinascere Sostenibili, ma il sottotitolo di questa tappa è Modelli innovativi per imprese e territori. Lo dimostreranno le testimonianze che ascoltiamo questo pomeriggio, dove si capisce quanto innovazione e sostenibilità sono due parole, due termini, due approcci che sono sempre più integrati tra loro. Cresce infatti la consapevolezza che per generare modelli di business innovativi e sostenibili è necessario progettare in modo circolare prodotti e servizi, gestire in modo diverso la filiera, ripensare il rapporto con gli stakeholder. Questo incontro della tappa di Bari si inserisce nel percorso che stiamo facendo col Giro d'Italia, 15 tappe da nord a sud, e ritornerà il Salone Nazionale poi il 12 e 13 ottobre in Bocconi. Nel frattempo andiamo avanti con le attività del Salone Extra, che sono iniziative che ci stanno accompagnando in questo percorso verso la sostenibilità e verso un diverso modello economico. Chiedo alla regia di mandare in onda il video di 2 minuti che riassume l'edizione 2020. Prego. L'appuntamento più atteso dalle imprese che credono nella sostenibilità si è concluso con risultati importanti. 80 eventi in diretta streaming dall'Università Bocconi, 375 relatori e 206 organizzazioni protagoniste. Ambiente, comunità, clienti, dipendenti, fornitori e investitori. Sono questi i filoni tematici che hanno guidato gli incontri, mettendo a confronto le esperienze di imprese, organizzazioni e istituzioni. Oltre 12.000 i collegamenti e 5.639 le ore di connessione totali. E ancora, l'edizione 2020 ha coinvolto 14 tappe sul territorio, con 200 relatori e oltre 5.000 partecipanti.
Economia circolare, diversity e inclusion, welfare generativo, impact investing, rigenerazione urbana e tanti altri sono i temi da continuare ad approfondire per affrontare le sfide del mercato. Il Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale è una community di imprese, operatori, studenti, cittadini per la sostenibilità, con un unico obiettivo, un presente e un futuro più sostenibili. Gli appuntamenti continuano con il Giro d'Italia della CSR, il Salone Extra e tante nuove attività dal prossimo gennaio fino all'edizione nazionale a Milano in Università Bocconi, il prossimo 12 e 13 ottobre 2021. Ecco, grazie, ci sono stati dei problemi di audio, ma comunque il senso penso che si è capito di questo momento, che è un momento anche di networking. Bene, oggi abbiamo un programma molto intenso. Ci saranno i saluti di Francesco Manfredi, che è prorettore alla formazione post laurea e terza missione dell'Università LUM, Donato Notarangelo, presidente Giovani Imprenditori Confindustria Bari e BAT, l'intervento di Gianni Bottalico, presidente responsabile, volevo nominarlo presidente ma per il momento è responsabile relazioni territoriali di ASVIS, che è anche nel gruppo promotore del Salone. Seguiranno le esperienze di alcune organizzazioni del territorio che saranno introdotte e coordinate da Angelo Russo, prorettore alla ricerca e sostenibilità dell'Università LUM. Sentiremo Corrado Tarantino del Consorzio Area Marina Protetta e Riserva Naturale Torre Guaceto, Filippo Capurso di Andriani, Antonino Biondi di Enel, Dino Mansi di Megamar. A chiudere il racconto di un'esperienza innovativa con l'intervento di Gennaro Durante. Passo ora la parola a Francesco Manfredi. Prego Francesco. Grazie Rossella e complimenti per il grande lavoro che tu e le tue colleghe avete fatto anche quest'anno. Buonasera a tutti, vi do benvenuto. Anche noi ci sentiamo, come dire, un po' padroni di casa in questa nuova tappa. Vi porto il saluto anche del nostro magnifico rettore, del presidente della nostra università. Anche quest'anno ci siamo impegnati per mettere a disposizione la nostra comunità e dei nostri studenti un momento di riflessione importante, alto ma pratico. L'unione della riflessione modellistica, della riflessione teorica e dell'esperienza dei docenti per il primo e dei manager che ci affiancheranno nel secondo campo, credo possa aiutare i nostri studenti e tutti i partecipanti a questo incontro a sviluppare alcune riflessioni nuove, alcune idee che oggi sono necessarie per riprendere il controllo delle comunità. Due anni fa Georges Monbiot ha pubblicato questo libro che io ho citato nella tappa di due anni fa, no? Vedemmo lontano con questa riflessione. Certo non ci immaginavamo quello che sarebbe successo, ma già allora, già da diversi anni si capisce la necessità di riprendere il controllo delle nostre comunità. Questo significa, e qui mi aggancio al titolo Rinascere Sostenibili, sfruttare quello che è successo in questo ultimo anno per ripensare anche in modo più profondo probabilmente alcuni criteri che noi abbiamo identificato con il concetto più generale di sostenibilità, o che fanno parte del concetto più generale di sostenibilità, la sostenibilità istituzionale, quindi sviluppare nuovi paradigmi di governo delle nostre comunità, la sostenibilità socioculturale, e cioè comprendere in modo proattivo l'evoluzione dei bisogni e dei modelli valoriali della cultura che agisce e interagisce all'interno delle nostre comunità, la sostenibilità di tipo economico che prevede il ripensamento dei paradigmi economici e anche delle strategie nei settori e delle singole aziende, la sostenibilità
ovviamente di tipo ambientale. Questo in sintesi, e lo indico soprattutto ai nostri studenti, ma anche a tutti coloro che studiano, ragionano su questi paradigmi, su questi modelli, cinque grandi prospettive. La prima prospettiva è quella della nostra capacità, in cui dobbiamo sentirci tutti coinvolti, di sviluppare una cultura partecipativa a tutti i livelli. Non possiamo più aspettare che sia un attore, magari lo Stato, un attore pubblico, a fare fino in fondo la sua parte, ad innescare certi processi. Ognuno di noi deve ambire, aspirare, lavorare per sviluppare una cultura diversa all'interno delle nostre comunità, una cultura organizzativa, una cultura gestionale, una cultura pianificatoria, una cultura della misurazione. Questo significa, secondo la grande prospettiva, quello di strutturare nuovi meccanismi di governo. Lo anticipavo facendo riferimento ai nuovi criteri della sostenibilità istituzionale. La governance, nello specifico la community governance, cioè il meccanismo che, come dirò, permette di costruire reti fitte di relazioni e di scambi, ma soprattutto di aumentare l'efficacia di questi processi relazionali e di scambio, prevede che gli attori privati a pieno titolo, con piena legittimità, affianchino gli attori pubblici in questi processi di governo della comunità. La prospettiva del costruire quindi quelle che possiamo definire le reti fitte, come dicevo, per arrivare, quarta prospettiva, a pensare a nuovi modelli economici, a nuovi paradigmi economici. E siccome il sottotitolo del nostro, a meglio il titolo, della tappa di vari modelli innovativi per imprese e territorio, credo che ci siano dei paradigmi economici che possono fortemente legare le imprese ai territori. Lo è già nella pratica delle nostre reti di impresa, nella pratica dei nostri distretti, nella pratica dei nostri prodotti tipici, che non solo valorizzano il territorio, ma sono valorizzati a livello nazionale ed internazionale. L'economia dell'appartenenza o l'economia dell'identità si affiancano a pieno titolo ai nuovi paradigmi economici che si stanno studiando, probabilmente sotto altre prospettive. Io credo che la prospettiva ambientale abbia piena legittimazione e sia assolutamente necessaria una transizione anche verso la dimensione della sostenibilità ambientale. Però indico anche il tema della transizione sociale come tema non meno importante rispetto a quello della transizione ambientale. Per transizione sociale intendo appunto l'attenzione che dobbiamo mettere nelle nostre comunità e sulle nostre comunità, sui bisogni delle persone, sulle persone in quanto tali. L'ambiente e l'attenzione all'ambiente è cosa assolutamente corretta e necessaria, l'attenzione alle persone e alle comunità che essi costituiscono non lo è da meno. L'ambiente ne è una componente, ma ve ne sono anche altre. Quindi credo che anche rispetto a questo i modelli economici debbano porre grande attenzione, così come i modelli di governo, i modelli di sviluppo sociale delle comunità stesse. Per una parte di chi partecipa oggi a questo seminario, di particolare attenzione, lo dico anche ai nostri relatori, di particolare interesse, sulla quale metteranno molta attenzione, è il tema del ripensare i modelli organizzativi delle singole aziende, delle singole istituzioni. Tutto questo, e cioè la governance del sistema, la governance della comunità, può concretizzarsi, aumenta di efficacia nella misura in cui si cambiano anche i paradigmi organizzativi, le prospettive organizzative, la cultura organizzativa delle aziende e delle istituzioni che operano all'interno della comunità. Altrimenti faremo tanta bella teoria, ci saranno tante belle esperienze puntuali, singole, che ogni anno riporteremo, ma rischiamo davvero di mancare l'obiettivo più alto, l'obiettivo primario, che è quello appunto di riprendere il controllo delle nostre comunità, di rinascere sostenibili, di trovare davvero nella pratica e non solo nella teoria modelli innovativi che saldino con sempre maggior forza
l'impresa e i territori ne permettano processi di innovazione e di resilienza sempre più marcati e sempre più efficaci. Questo è il mio auspicio, che ripensando a quello che ci siamo detti negli ultimi due o tre anni, ha voluto riprendere una sollecitazione, è stato un po' un presagio, ma sulla quale dobbiamo ancora lavorare, che è ancora l'obiettivo degli obiettivi per tutti noi, nel segno di una comunità che sappia innovare le sue diverse dimensioni. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie, grazie Francesco Manfredi, che ha ricordato che le comunità saranno sempre più importanti, e questo anche sistema anche di coinvolgimento, no? Si parla sempre più di reti ibride, di comunità multi-stakeholder, di dialogo tra le diverse parti sociali, che è quello che tutti ci auguriamo. Bene, passo la parola a Donato Notarangelo di Confindustria Bari e BAT. Prego Donato. Buongiorno, buongiorno, grazie, grazie per l'invito. Io innanzitutto vi porto i saluti dei 150 giovani imprenditori appartenenti alla Confindustria Bari BAT, e sono molto contento di partecipare a questo evento di oggi, che ormai è diventato un riferimento per il nostro territorio e non solo. Io vorrei partire dal titolo, Rinascere Sostenibili. Credo che il titolo sia più che adeguato, considerando quello che è il contesto attuale e gli scenari futuri che le nostre aziende andranno a vivere, e che sia anche un pochettino di buon auspicio, considerando appunto il contesto storico che le nostre aziende stanno vivendo con grandissime difficoltà. Io credo appunto che per rinascere, tra virgolette, ci devono essere due driver fondamentali. Uno appunto quello dell'innovazione, l'innovazione che non sia soltanto tecnologica, ma appunto anche di processo, di prodotto, dove alla base ormai abbiamo una digitalizzazione dei processi. E l'altro, che è quello che poi verrà approfondito anche credo maggiormente durante questo dibattito, è quello della responsabilità. La responsabilità che, come diceva giustamente il professor Manfredi, non deve essere solo verso il contesto, quindi verso il territorio e l'ambiente, ma anche verso il capitale umano, sia interno e quindi verso i nostri dipendenti, che verso tutti gli stakeholder con i quali interloquiamo e abbiamo a che fare quotidianamente. Questi quindi dovrebbero essere un pochettino i capisaldi del nostro futuro. Quindi parliamo di sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale. Adesso se ne parla tantissimo, tant'è che è risultato anche alle ore di cronaca il cosiddetto greenwashing, perché tante aziende magari ne parlano, ma poi in sostanza non attuano quelli che sono i criteri, o comunque non svolgono determinate attività. Beh, noi siamo gli imprenditori del futuro, siamo i giovani imprenditori, siamo imprenditori della sostanza, quindi noi stiamo ragionando in termini di prospettive, di visioni, di quello che sarà in primis il nostro futuro e poi il futuro delle nostre generazioni. Siamo particolarmente attenti a queste tematiche, tant'è che iniziamo a ragionare sotto un profilo di impresa 4.0. Quindi, come accennato in precedenza sempre dal professor Manfredi, i nuovi paradigmi con i quali le nostre aziende avranno a che fare, quindi c'è una nuova convinzione nella mentalità dell'imprenditore, nel fare impresa, c'è una consapevolezza anche di quelle che possono essere le opportunità che potremo cogliere attraverso un sistema di welfare per le attività aziendali, un'ottimizzazione delle risorse affinché ci siano sempre minori sprechi sia in input che in output, così anche come un riutilizzo degli scarti, che non dobbiamo più vedere come un problema. Gli scarti dobbiamo iniziare a considerarli come una vera e propria risorsa, in un ambito di un concetto e di una visione di quella che sarà appunto l'economia circolare. Poi volevo fare un ultimo passaggio, non voglio dilungarmi troppo perché abbiamo tantissime esperienze stupende da ascoltare, su quelle che saranno le opportunità da cogliere nel nostro futuro. Gli imprenditori dovranno fare molta attenzione, perché
abbiamo il Next Generation EU, nel quale possiamo e dobbiamo vedere un'opportunità, così come anche il Green New Deal, quindi emissioni zero per l'Europa nel 2050, obiettivi ambiziosissimi che solo se ci si focalizza e ci si siede intorno a un tavolo dicendo ok, signori, dobbiamo prendere questa strada, la dobbiamo prendere seriamente, allora si potranno raggiungere, altrimenti rimarranno solamente bellissime parole su delle pagine che avranno girato il mondo e resteranno lì. Noi invece vogliamo che vengano attuati e che questi obiettivi vengano portati a termine. Poi, in ultimo, vi dico che noi, come Giovani Imprenditori Puglia, abbiamo portato all'attenzione dell'assessore regionale allo sviluppo economico delle nostre considerazioni su quelli che saranno i finanziamenti della nuova programmazione, nel quale abbiamo chiesto che vengano introdotte delle agevolazioni in ambito sia di percentuale di agevolazione che come programmazione per tutte quelle aziende che avvieranno percorsi nell'ambito dell'economia circolare o di sostenibilità ambientale. Abbiamo chiesto a gran voce che vengano introdotte in maniera tale che tutte le aziende siano anche incentivate dal punto di vista delle programmazioni regionali nell'avviare questi percorsi. E credo che stiamo intraprendendo una strada che potrebbe essere veramente splendida, luminosa e piena di prati verdi, così per parlare un po' di un green puro. Però dobbiamo essere attenti e dobbiamo essere veramente decisi a voler perseguire con i giusti mezzi. Io vi ringrazio ancora e auguro buon lavoro a tutti quanti. Grazie, grazie Donato per la convinzione con la quale hai detto il tuo pensiero e anche per questa splendida immagine dei prati verdi che ci fanno veramente ben sperare, soprattutto se abbiamo dei giovani imprenditori così convinti e così decisi, sicuramente avremo un futuro un po' più verde. Non parliamo solo di ambiente, come è stato ricordato, ma nessuno di noi oramai si limita a pensare alla dimensione ambientale. Sappiamo tutti che le tre gambe, ambientale, sociale ed economica, devono per forza stare insieme. Quindi grazie a Donato Notarangelo e con grande piacere passo la parola a Gianni Bottalico. Mi ricordo, come ho già accennato prima, che il Salone ha nel gruppo promotore anche, oltre ad ASVIS, anche il Global Compact, Union Camere, il CSR Manager Network e Sodalitas. Quindi la parola a Gianni Bottalico. Grazie, e lo dico sempre, lo ricordo sempre con orgoglio, partecipiamo a queste tappe in giro per l'Italia, cerchiamo di portare un po' il contributo del lavoro che facciamo e di quello che può servire anche ai territori, come quello che sta venendo oggi, quest'oggi, nel senso che il tema del territorio per l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile è un tema centrale, perché anche la stessa sfida, lo avete detto nelle parole già che sono state prima pronunciate, la stessa sfida dell'Agenda 2030 o avviene sui territori o nasce sui territori, si rilezza sui territori, o altrimenti farà fatica a trovare una sua piena realizzazione. Allora, rispetto a questo, io volevo condividere con voi alcune slide che possono essere di aiuto per le riflessioni di quest'oggi, e partirei proprio dal nostro rapporto, quello che abbiamo presentato a dicembre, dove per la prima volta quest'anno noi abbiamo voluto dedicare al territorio, quindi alle regioni, istituzioni regionali, alle città metropolitane, ai comuni, alle aree interne, alle province, vengono a dedicare una particolare attenzione. Come? Cercando di leggere quelle che sono oggi i loro posizionamenti rispetto al 2030, perché questi posizionamenti li vedrete anche su qualche dato che vi darò rispetto alla Regione Puglia, che credo possa essere molto interesse, soprattutto è molto interesse per gli interlocutori di quest'oggi. Ecco, cercare di dare una fotografia di quello che è lo scenario
nel quale le imprese come le vostre, comunque i cosiddetti le associazioni, comunque i corpi intermedi, le istituzioni oggi si muovono sul territorio. Un rapporto, vedete, che contiene elementi di grande riflessione, ma contiene anche soprattutto anche lo stato di attuazione delle strategie regionali, delle agende metropolitane, e anche abbiamo voluto rappresentare alcune sperimentazioni fatte su 20 comuni, proprio in coerenza su quello che è un po' la nostra sfida, che qualcuno prima ci ricordava, tra programmazione, gestione e valutazione degli effetti. Qui in questa slide semplicemente rappresentare che cosa è accaduto in Italia con l'impatto della crisi del Covid-19 sui SDGs, e vedete che le freccette stanno a rappresentare quanto il Covid ha inciso sui vari gol, sui diversi gol, sui 17 gol, alcuni in termini decisamente negativi, alcuni chiaramente anche con qualche elemento di positività. A volte è brutto dirlo, perché non è giusto, non va bene dirlo, ma in realtà il fatto di star fermi ha prodotto da una parte dei non benefici dal punto di vista sociali, economici, ma dall'altra ha prodotto dei benefici dal punto di vista invece ambientali. Ecco, la sfida, lo dico subito, non è la decrescita felice, che qui potrebbe uno alla fine arrivare a questa conclusione, invece è tenere in giusto equilibrio i vari ambiti. E un po' questa è la sfida che ci riguarda tutti. Ecco, qui semplicemente in questa slide ho rappresentato l'andamento, quello che è l'andamento del Paese Italia rispetto ai target 2030. Vedete che dalle freccette ci sono alcuni andamenti decisamente positivi, ce ne sono alcuni tendenzialmente negativi e alcuni decisamente negativi, sia questo nel breve periodo, questo nel lungo periodo. Quindi credo che questo sia un dato anche qui estremamente interessante di analisi. E sul rapporto, visto anche il tempo che scorre, sul rapporto potrete trovare il dettaglio anche di questi dati, che sono assolutamente, credo, estremamente interessanti da questo punto di vista. Ancora, lo vedete alla fine, la seconda slide riguarda sempre l'Italia, e trovate, vedete, come l'andamento da questo punto di vista, ci sia l'andamento su alcuni target sia estremamente positivo, come prima ho detto, è decisamente positivo, mentre lo è molto meno decisamente negativo su alcuni, in particolare il target 4. L'Italia non è sul sentiero della sostenibilità, questo purtroppo è poi un giudizio complessivo che diamo. La Puglia, credo che sia estremamente interessante per voi ragionare sulla Puglia, perché la Puglia evidenza sicuramente dei miglioramenti su diversi gol, sul gol 4, istruzione di qualità, non è banale questo dato, assolutamente, sul 5 parità di genere, sul 7 energia pulita e accessibile, sul 9 imprese, innovazioni e infrastrutture, credo gol che assolutamente interessano questa giornata, sul gol 12 consumo e produzione responsabile, sul 16 pace, giustizia e istituzioni solide, evidenzia un deterioramento sul gol 1 sconfiggere la povertà, e sul gol 8 lavoro dignitoso e crescita economica. Ecco, sul gol 8 sto appunto l'ho preciso, perché sembrerebbe quasi una contraddizione sui gol, come dire, di carattere di impatto economico estremamente positivi che leggiamo nella prima parte che vi ho detto, e questo che invece, come dire, sta a significato che qualcosa non funziona. Beh, per il gol 8, appunto sul lavoro dignitoso e crescita economica, si registra una drastica riduzione degli investimenti fissi lordi insieme all'incremento dei NIT e del part-time involontario. Questo è quello che determina quel dato del gol 8 estremamente negativo. Anche qui un andamento, uno slide che vi rappresenta la Puglia con lo stesso criterio delle frecce, degli andamenti che prima vi rappresentavo. Come detto, la Puglia mostra un andamento in linea con il raggiungimento del target per il gol 2, quelle delle coltivazioni biologiche, e sul 3 sulle mortalità per maggiori cause, ancora un andamento in linea per il gol 7, 11, 13 e 16, mentre mostra un rallentamento negli ultimi 5 anni che porta un po' la regione ad allontanarsi da essi, lo vedete nelle freccette. Inoltre si evidenzia un allontanamento dal target anche per gli incidenti stradali, l'efficienza delle reti idriche,
la spesa per la ricerca e sviluppo, il tema delle disuguaglianze, il consumo di suolo e l'affollamento delle carceri. Questo per darvi anche, come dire, uno spaccato che ha una sua evidenza economica, ma come ci ricordava Rossella, la sostenibilità è fondata da, c'è una dimensione ambientale, c'è una dimensione economica e c'è una dimensione sociale. Noi la valutiamo e la giudichiamo sulla base di questo. Abbiamo la città metropolitana, lo vedete, io viene inserita esclusivamente una, perché per ogni gol nel rapporto, per ogni gol troverete un'immagine come questa qui rappresentata, dove si identifica con questa distanza dal valore medio uguale a 100 per le 90 province, 20 intermedie e 14 città metropolitane, si calcola la distanza appunto rispetto agli indicatori compositi dei 12 gol. Io ho rappresentato questa al gol 7 perché credo che sia la più interessante, la più positiva in assoluto per la regione Puglia, perché vedete come la Puglia, o meglio la Puglia con alcune province, si classifica rispetto a questo in termini estremamente positivi. La città metropolitana appunto di Bari la vedete qui, invece anche qui con lo stesso criterio dell'andamento delle freccette, vedete come la città metropolitana di Bari evidenzia un trend positivo per il gol 4, in particolare per la quota dei laureati. Invece risultano discordanti gli andamenti sia a lungo che a breve periodo per il gol 3, 8 e 11. Invece decisamente li vedete negativi gli andamenti misurati nell'ambito del rapporto della femminilizzazione del tasso di occupazione, parlo del gol 5, e della produzione dei rifiuti gol 12, visto che anche qui qualcuno ha citato evidentemente una priorità sull'economia circolare. Questo è un grafico che rappresenta sempre nel rapporto il confronto che abbiamo riferito tra le città italiane e quelle europee. Questa è soltanto una rappresentazione, evidentemente non è in riferimento specificamente alla regione Puglia, ma questo serve anche per alcune valutazioni, alcuni ragionamenti e soprattutto credo per le grandi città come posizionamento anche rispetto alla competizione, uso un termine improprio, ma la competizione insieme alle altre città europee. E qui anche abbiamo dedicato per la prima volta nel rapporto un'analisi sulle aree interne. Sulle aree interne perché anche questa è una grande sfida, la sfida del territorio italiano è una sfida generale. Ci sono alcuni territori forse un po' più dimenticati degli altri e tra questo anche le aree interne. Quindi abbiamo voluto rappresentare qui alcune sperimentazioni, vedete l'abbiamo fatto soltanto su alcune aree Vallediano, Napoli e Campania, su alcune aree interne della Campania. Contiamo nel prossimo rapporto dei territori di poterlo ampliare anche in ragione delle collaborazioni, di maggiori collaborazioni che stiamo attuando sul territorio. Le proposte di ASVIS che abbiamo fatto e che abbiamo proposto al governo sia precedente, le abbiamo rinnovate all'attuale governo, sono quelle che abbiamo qui individuato, con una preoccupazione che prima è stata sollecitata, credo, proprio dal presidente dei giovani di Confindustria, il tema della governance, ma credo anche il professor Manfredi l'abbia citato. Il tema della governance è un tema estremamente importante, non bastano soltanto le risorse messe in campo, ma è fondamentale per la qualità anche del raggiungimento degli obiettivi, la governance di come vengono gestite, con quali modalità vengono gestite queste risorse. Guardate, noi abbiamo su questo, abbiamo anche qui avuto molto riguardo, attenzione rispetto ai territori. Ve li cito, vedete tra le tante proposte che abbiamo fatto rispetto al PNRR, vedete la richiesta di un forte coinvolgimento delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni, delle loro unioni nel disegno e nell'attuazione del PNRR. E in questo vogliamo affermare che proprio su questo vogliamo dire che il coinvolgimento non è un coinvolgimento soltanto istituzionale, è un coinvolgimento anche delle comunità e dei territori che queste istituzioni rappresentano. Ecco, non vorrei che fosse letto soltanto, come dire, da un punto di vista della rappresentazione istituzionale. Ancora,
l'Agenda Urbana Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Questo è importante perché il rischio vero è che la sostenibilità sia soltanto, venga percepita soltanto come un obbligo, ma comunque un'azione esclusivamente per le regioni, per le grandi città, le grandi aree urbane. Non è così, ci coinvolge tutti e quindi abbiamo bisogno a questo punto di vista di un'agenda urbana nazionale per lo sviluppo sostenibile con un forte ruolo di coordinamento da parte del Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane che abbiamo chiesto sia opportunamente riformato. E ancora, un'ultima slide, abbiamo chiesto di dare continuità per il prossimo settennato alla strategia nazionale per le aree interne, proprio per quello che dicevo prima, perché sulle aree interne dobbiamo dedicare grande attenzione e anche questa fase nuova che abbiamo aperto col Covid, questo nuovo modo di lavorare mette in evidenza quanto e come anche queste aree interne possano diventare e siano protagonismi dello sviluppo economico e sociale nel nostro paese. Quindi un pacchetto di proposte. E la parte conclusiva è dedicata a 44 buone pratiche territoriali di ASVIST e della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile. Perché abbiamo voluto dedicare questa attenzione alle pratiche? Perché, come volete dimostrare anche voi quest'oggi, le pratiche devono non soltanto rimanere pratiche, ma devono diventare buone politiche. Cioè fare le pratiche a fine a se stesse funzionano poco. Credo che lo sforzo insieme che stiamo facendo girando l'Italia, cercando di far conoscere ciò che si fa e ciò che facciamo tutti, è importante, ma è importante anche che ci si assuma, e qui ASVIS lo vuol fare, la responsabilità di far sì, come ho detto, che queste pratiche possano e debbano diventare anche buone politiche per il paese e per il territorio. E allora questo augurio che io vi ringrazio dell'ascolto, con questo augurio che rinnovo questa disponibilità di ASVIS a lavorare insieme e a condurre questa carovana, no? È un brutto termine, se la perdono, ma è così bello perché poi dà il senso di questa nobile e virtuosa carovana in giro per l'Italia proprio per adempiere a una responsabilità. Gliel'ho detto una volta, ma chiedo una responsabilità che è anche una parola grossa, di qualità della democrazia. Noi stiamo facendo tutti quanti insieme anche un grande lavoro per la qualità di questo paese, per la qualità della democrazia di questo paese. Grazie e buon lavoro. Grazie, grazie Gianni. Ecco, se togli la connessione, grazie mille. Sì, ci sarebbe voluto molto più tempo per entrare nel merito, però come ha ricordato Gianni Bottalico ci può andare a guardare con più attenzione questo rapporto che è ricco di tante informazioni e anche ci porta a riflettere. Volevo ricordare che da poco, sarà un paio di mesi, è nata anche la rete dei comuni sostenibili. Adesso vediamo come si svilupperà, però secondo me è un altro segnale di questa dimensione anche più locale che deve portare poi a questo cambiamento proprio di strategia. Grazie, allora io cedo la parola a Angelo Russo che da questo momento in poi conduce il nostro incontro. Prego Angelo. Sì, grazie Rossella, grazie. E grazie a tutti per gli interventi. Mi associo in pochissimi secondi al saluto istituzionale dell'amico e collega Francesco Manfredi, a parte del nostro Ateneo. Ancora di più mi fa piacere ringraziare il presidente Notarangelo, che ricordo sempre con piacere essere stato anche un nostro studente quando era giovane, passano gli anni anche per lui, e al dottor Bottalico che ogni anno ci regala, ecco, fatemi dire, delle emozioni, ecco, presentandoci questi numeri su dei risultati interessanti che un po' tutti stanno portando avanti. Io vi rubo pochissimi secondi presentandovi quello che è un po' il tema del giorno, per poi passare la parola ai relatori. Vorrei contestualizzare questa idea di focalizzare la tappa di quest'anno sui nuovi modelli di business innovativi per la sostenibilità, perché
In modo sempre un po' provocatorio per provare ad animare il dibattito, mi piace ricordare, ecco, partire da questo studio di colleghi che qualche anno fa, nel 2017, su una importantissima rivista, mettono in evidenza un aspetto, secondo me, drammatico, ecco, lo dico con un termine un po' forte, in che senso? Che tutti oggi dobbiamo e continuiamo a sviluppare idee, pratiche in termini di sostenibilità, però non è detto che questo voglia dire che sia sempre la strada giusta, e parlo in particolare all'impresa, al mondo degli imprenditori, che sono un po' il mio, come dire, pane quotidiano in termini di attività di didattica e di ricerca. La cosa che si mette in evidenza in questo studio, cui qui vedete un po' di stralci, è che spesso e volentieri l'impresa, come ha detto anche tra le righe il presidente Notarangelo, parla di sostenibilità, ma c'è un forte rischio che ancora si facciano degli errori e che soprattutto gli imprenditori non si rendano conto del fatto che non necessariamente parlare di sostenibilità e praticare la sostenibilità vuol dire essere sulla strada giusta. Perché questa idea sui questo focus sui modelli di business innovativi, questa nuova qui, consentitemi la digressione da accademico, ecco, giusto per essere sicuri di essere tutti allineati, tra le n.000 definizioni di modello di business, di business model, mi piace ricordare questa, uno strumento concettuale consente di comprendere in che modo le imprese fanno business, creando, trasferendo e catturando valore all'interno di un network. Bene, queste sono declinazioni che per l'imprenditore, ma anche per i nostri ragazzi e ragazze che studiano management, è facilmente comprensibile e traducibile nel linguaggio di presentarsi sul mercato con un'offerta distintiva, massimizzare la produttività delle risorse, tutte, si è parlato rapidamente prima anche del capitale umano, tenere sotto controllo i flussi di cassa, la performance economica. Oggi, sicuramente più di ieri, anche inserire questi ragionamenti in una chiave prospettiva un po' più relazionale. Ecco, si parla tanto di stakeholder, di relazioni che è necessario portare avanti con tanti stakeholder. Quindi, se da un lato questa è una, per così dire, definizione un po' classica di modelli di business, dov'è la sostenibilità a questo punto? Il modello di business vuole essere il modo in cui l'impresa trasforma input in valori economici. Se aggiungiamo un orientamento, una strategia alla sostenibilità, questa definizione inizia ad essere, secondo me, ancora più interessante. Quindi un modello di business per la sostenibilità potrebbe essere un modello che identifica il come l'impresa sia inserita in un sistema di relazioni con gli stakeholder, sfruttando l'ormai ben noto approccio triple bottom line, sociale, ambientale ed economico, di cui si è detto, dovendo misurare, rendicontare e fissare degli obiettivi in primis rispetto a quelle che sono le aspettative di tanti stakeholder. In buona sostanza, un modello di business per la sostenibilità, dal mio punto di vista, vuole essere un modello che consenta all'impresa di creare impatto positivo e perché no, prima si è parlato più che giustamente di scarti e di gestione degli scarti, anche ridurre significativamente l'impatto negativo per gli stakeholder in generale durante, ecco, il classico processo di trasformazione degli input in valore economico. Questo è un po' il contesto, ecco, della tavola rotonda che mi accingo a presentare tra qualche secondo. Lancio una provocazione. Fino ad oggi, per quanto mi riguarda, con Rossella condividiamo questa passione per la sostenibilità da anni. Ormai siamo tutti eruditi su quelle che sono le best practice, esperienze, storytelling. Sappiamo cosa sia la sostenibilità. Si sente spesso parlare di esperienze di aziende che raccontano la propria attività, le proprie strategie in termini di sostenibilità. Io oggi chiederei ai nostri relatori di provare
ad alzare un po' l'asticella. Ritengo personalmente che sia assolutamente indispensabile che si passi dal cosa sia la sostenibilità al come si debba fare sostenibilità, perché altrimenti si corre il rischio di invilupparsi in quel problema da cui sono partito, che hanno evidenziato i colleghi statunitensi, del non essere sicuri che si sia sulla strada giusta. Ecco, passare dal cosa al come consentirebbe di andare più addentro, di capire effettivamente come le imprese stanno sviluppando questi modelli innovativi. E qui mi fa assolutamente piacere cedere la parola ai nostri relatori. Questo è il programma della nostra tavola rotonda. Io qui mi taccio, dovrò fare il cattivo, ecco, il moderatore, tenere un po' il tempo, ma i nostri relatori sanno di avere una decina di minuti per ciascuno, per poi lasciare spazio a qualche domandina. Ve li ripresento: Corrado Tarantino, presidente del Consorzio Area Marina Protetta e Riserva Naturale di Torre Guaceto, che avrà un po' più una prospettiva environmental sull'ambiente; Filippo Capurso, il Sustainability Coordinator di Andriani Società Benefit, una delle eccellenze in generale e in particolare su temi di sostenibilità del territorio pugliese; Antonino Biondi ci porterà un po' più quella che è la prospettiva in chiave di innovation, per rimarcare l'indissolubile connubio tra sostenibilità e innovazione, per poi chiudere con Dino Manzi, responsabile risorse umane di Megamark. Qui si è cercato di voler portare diverse prospettive, o se preferite diversi il focus su diversi stakeholder, quindi modelli di business innovativi relativi a diversi stakeholder. A valle della nostra tavola rotonda ci sarà l'intervento di Gennaro Durante, il founder di ForThinking, una società specializzata nel supportare aziende, ma lo racconterà lui molto meglio di me, su temi di corporate sustainability e di green in particolare. Io qui mi taccio, interrompo la condivisione del mio schermo e a questo punto cedo la parola al presidente Tarantino, ricordandogli e ricordando a tutti di esserne 10 minuti, in modo tale che possiamo essere bravissimi a rispettare i tempi. Grazie a tutti per la partecipazione e mi riservo di stuzzicarvi con qualche riflessione a valle del vostro intervento. Prego. Sì, io vi ringrazio ovviamente per questa opportunità che mi date e vedo se riesco a condividere le slide. Un attimo, così solo di problemi di vedete la slide, forse la vedete a schermo intero, giusto? Non si vede a schermo intero, può andare su in basso a destra il bottoncino, ancora un pochino più a destra, destra ancora, eccolo lì, questo. L'altro, questo qui, così, esatto, così vediamo probabilmente meglio. Eccola qua, sì. Bene, innanzitutto grazie davvero per questa opportunità, spero di essere all'altezza della sfida che il professor Russo ci lanciava prima. Questo contributo che vorrò dare alla discussione è provare ad illustrare quella che è la sfida che è stato Torre Guaceto per questo territorio e come attraverso la gestione, il modello di gestione che è stato messo in piedi, questa sfida possiamo dire che sta ottenendo dei buoni risultati. Io sono il presidente del consorzio di gestione Torre Guaceto, che è un'area marina protetta che è stata istituita dal Ministero dell'Ambiente nel 91 e di una riserva naturale dello Stato che è stata istituita nel 2000. Questa è la prima particolarità di Torre Guaceto, in quanto gestiamo sia la marina protetta, quindi la parte a mare, che la riserva naturale dello Stato. Per essere chiari, in Italia siamo soltanto due, insieme a Torre Guaceto questo modello c'è a Ventotene. Il consorzio di gestione, durante le regolarità, noi siamo il primo ente di gestione che è un misto pubblico-privato, essendo organizzato con la presenza dei due comuni su cui insiste l'area, quindi il Comune di Carovigno e di Brindisi, e con la presenza del WWF nazionale. Una pratica anche qui unica in Italia che è stata, adesso si sta provando a replicare a Milazzo. Questo modello di gestione ha portato ad avere dei riconoscimenti molto importanti, non ultimi nel 2019.
come siamo stati inseriti, siamo stati insigniti del premio di Blue Park Award e siamo stati considerati fra le 16 migliori gestioni delle aree protette del mondo, per essere chiari, insieme a Nauru, Galapagos e roba del genere, uniche in Europa. Questa è la zonizzazione dell'aria, che si zonizza appunto distribuisce in zona A, B e C, sia la parte a mare che la parte a terra, rispetto a quelle che sono le norme di salvaguardia. Nella parte A, per essere chiari, è vietato addirittura anche a fare il semplice bagno, mentre la zona C si può pescare, però, come vedremo prima, con un regolamento molto, molto stringente. Quindi, la sfida che abbiamo lanciato qual è stata? Voi potete immaginare la difficoltà che ha un territorio, soprattutto gli stakeholder e i produttori di interessi che vivono su quel territorio. Quando immagino che si istituisce un aereo protetto, per esempio, dato lo Stato, ovviamente il primo approccio è quello di essere preoccupati di non poter più sviluppare e produrre. E allora noi abbiamo messo in moto un modello di gestione che parte dal concetto di partecipazione e di pieno coinvolgimento degli interessi locali e dei produttori. Grazie a questo tipo di lavoro, ad esempio, siamo riusciti sul campo agricolo a sviluppare, ad essere preciso sul punto, e a sviluppare aziende sul territorio che ormai sono leader mondiali di prodotti locali che hanno valorizzato dall'olio fino al famoso pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto, e sono state create delle aziende che ormai producono in tutto il mondo. Per essere chiari, prima di noi su Torre Guaceto zero la produzione bio, oggi il 30% dei produttori locali che hanno costituito delle varie proprie aziende sul territorio fanno circa il 30% di bio. Lo stesso lavoro è stato fatto sul mare, sulla pesca. A proposito di ripartire, no? In generale, nella zona Torre Guaceto si pescavano le bombe, per essere chiari. Appena esibito l'area protetta, 5 anni è stato bloccato la possibilità di pesca. Voi potete immaginare anche qui che tipo di problematica poteva portare sui pescatori della zona. Allora, che lavoro abbiamo fatto? Abbiamo messo insieme una cooperativa di pescatori con il quale abbiamo scritto un regolamento per la pesca. Infatti loro sono autorizzati a pescare appunto a Torre Guaceto nella zona C, secondo un regolamento ben preciso, con degli strumenti differenti, con la rete molto più larga, però alla fine questo è il risultato che hanno ottenuto. Out è la pezzatura che pescano fuori dall'area protetta, in la pezzatura che pescano nell'area protetta. Una calata a Torre Guaceto vale circa 5 volte una calata all'esterno. In più, col lavoro che abbiamo fatto con loro, abbiamo riqualificato e rivitalizzato quello che è quindi la pesca artigianale a Torre Guaceto, ma in più, come vedete, sono l'attività di Torre Guaceto nella difesa dello stock ittico, di fatto è diventato un beneficio per i pescatori di tutte le zone che vedete. Quelle che vedete disegnate sono le correnti marine e l'area di Torre Guaceto è diventata una sorta di nursery, diciamo, gigantesca, in cui i pesci crescono e poi ovviamente tramite le correnti marine riesce a ripopolare le zone di mare che vediamo, e quindi portando anche beneficio ai pescatori delle zone limitrofe. Questo lavoro l'abbiamo proseguito trasformando anche il pesce pescato, e quindi un investimento, presidio sullo fondo, un investimento anche, e adesso c'è un prodotto in olio del cefalo di Torre Guaceto, che grazie ad un'azienda che la trasforma produce un ottimo prodotto che ormai anche questo viene esportato in tutto il mondo. A fianco al lavoro con gli agricoltori e con i pescatori, Torre Guaceto è stata scelta da Europark come player per l'istituzione della rete della CES, cioè vuol dire Carta Europea del Turismo Sostenibile. Un lavoro fatto certo sino su tutto il territorio, anche qui un primo impatto era di distanza, perché questo tipo di lavoro non esiste, come potete immaginare, soltanto su chi lavora all'interno delle aree individuate della riserva, ma riguarda tutto il territorio, che comprende Carovigno, Brindisi e più che altro la provincia di Brindisi. E abbiamo costruito una rete con chi fa servizi per il turismo sul territorio, incentivandoli per stare in questa rete. Loro devono investire su
attività che vanno sempre più verso la sostenibilità ambientale, molto banalmente dall'uso di prodotti non in plastica, molto banalmente nella riconversione della produzione energetica elettrica per il proprio stabilimento piuttosto che il proprio albergo tramite energia solare, e fanno parte di questa rete che ormai è diventata anche più una rete che sta portando molto benefici di aumento, non a caso l'aumento delle presenze del turismo su questo territorio. Secondo uno studio fatto dal consorzio albergatori, circa il 25% delle persone che vanno ad alloggiare da loro vengono per venire a visitare Torre Guaceto, perché i loro alberghi fanno parte di questa rete. E quindi è un lavoro che a noi naturalmente serve per far sì che questo tema della sostenibilità ambientale, della capacità di creare nuova ricchezza, si diceva prima, Torre Guaceto in estate diventa fra le prime aziende del territorio, con circa 50 persone che ci lavorano in modo diretto, più tutti i servizi in modo indiretto, più abbiamo anche creato nuovi business sul territorio, relativi per esempio all'offerta di un turismo lento, e quindi società che sono nate di fitto di bici, molto banalmente, piuttosto che invogliare le aziende locali ad esempio a produrre. Noi siamo stati tra i primi in cui su tutti i servizi che noi offriamo, ad esempio, i prodotti non sono appunto in plastica ma sono in materiale riciclato, e aziende del territorio hanno riconvertito anche la loro produzione per poter corrispondere a questa attività. Questo è il valore economico ambientale di Torre Guaceto, dove si dimostra che noi non soltanto siamo autosufficienti, ma addirittura facciamo bene anche da questo punto di vista all'interno del territorio. Ma l'ultima slide, secondo me, è quella più interessante, che tiene insieme le cose che ci siamo detti finora, e spero di essere stato 10 minuti. Noi abbiamo fatto fare uno studio per vedere l'impatto economico che ha la nostra presenza sul territorio. Da questa slide dimostra che ogni euro investito sull'area marina protetta produce ricchezza al territorio che ci occupa per circa 11 volte. Come vediamo, naturalmente chi si avvantaggia maggiormente il turismo, circa il 41%, servizi naturalmente alla mobilità sostenibile, pesca e attività artigianali, un po' servizi che ruotano intorno a questa attività. La cosa su cui noi abbiamo da sempre lavorato e che questi dati dimostrano è che non è assolutamente vero che business, attività umana siano necessariamente incompatibili o addirittura all'antitesi con il rispetto e la tutela dell'ambiente e del territorio. Una pesca artigianale, pescatori che erano anche abusivi, per essere chiari, averli portato in chiaro, non soltanto ed essere diventati difensori di un modello come questo. Noi stiamo lavorando ad un progetto molto ambizioso, e però stranamente io, quando mi confronto col Ministero, mi dicono che è un mondo strano, però non è strano se uno può vedere anche, diciamo, anche i bilanci di chi investe contro il Guaceto. Noi stiamo provando a mettere insieme tutti i pescatori che vanno da Savelletti, quindi da Fasano fino a Brindisi, e addirittura loro ci propongono zone in cui non si può pescare, e nei modelli di governo di un'area quindi più ampia, perché ripeto, loro si rendono conto come questo modello non è all'antisi rispetto al loro lavoro, ma anzi è il miglior modo per far continuare in quel mestiere che, come sappiamo, è durissimo, spesso neanche molto remunerativo. E però, quando sento l'esperienza invece dei loro colleghi che su questa cosa hanno investito, stiamo provando a mettere insieme questo. Questo mi sembra il messaggio più importante. Ecco, il protagonista che si rende conto dell'opportunità di replicare, ecco, facendo sistema, no? Grazie veramente anche per aver gestito abbastanza bene i tempi. Grazie ancora. Vediamo se alla fine ci saranno domande anche da parte del pubblico. E passerei immediatamente la parola al dottor Filippo Capurso, Sustainability Coordinator di Andriani, società Benefit. So che ci tengono da qualche mese a questa parte
più che giustamente. Certo. Prego, dottore, le lascio subito i suoi 10 minuti. Grazie. Grazie, professore. È un ringraziamento a tutta l'organizzazione che anche quest'anno ha considerato la nostra realtà, insomma, essere all'altezza di poter presentare le nostre azioni all'interno di questo evento. Partirei subito, ma prima di tutto ringrazio anche il presidente Tarantino che mi ha preceduto per averci riempito gli occhi di una bellezza, insomma, che io come pugliese conosco, ma che fa sempre piacere riammirare, specie in questo periodo che purtroppo non riusciamo a vederla direttamente, e che oggi ci ha presentato anche come realtà virtuosa, cosa che immaginavo ma non fino a questo punto. Adesso invece io vi porterei sulla Murgia, se siete d'accordo e se la presentazione mi assiste, per parlarvi della nostra realtà. Andriani dal 2009 è impegnata nella sfida, come piace raccontarla a noi, di rivoluzionare il settore alimentare attraverso la produzione e anche la distribuzione di una pasta innovativa, un prodotto funzionale che è realizzato a partire da diverse materie prime, naturalmente prive di glutine, come legumi, cereali, ma non solo, che vengono lavorate all'interno di uno stabilimento, appunto sito a Gravina in Puglia, completamente dedicato alle produzioni gluten free. Il nostro brand Felicia, lo vedete lì impaziente sul carrello, non vede l'ora di raggiungere circa 30 paesi nel mondo, e per di più offriamo le nostre produzioni a tutti i più grandi brand internazionali, appunto per il senza glutine. Il nostro impegno quindi come attori sicuramente del settore dell'agribusiness, ma con una sicuramente sviluppo di tecnologia innovativa molto molto alto, quindi il nostro impegno, ve lo raccontiamo, su questi temi di sviluppo sostenibile già presenti dal nostro modello di business, che ha al centro le varie operazioni che quotidianamente fanno sì che il nostro prodotto poi venga realizzato. Poi nella sfera bianca vedete diverse caratteristiche che danno quel valore aggiunto al nostro prodotto e fanno sì che arrivi appunto arricchito sul mercato nazionale, perché entra in contatto con i vari clienti, i vari fornitori, e a corollario di tutto questo, a cornice meglio di tutto questo, c'è una classifica di quelli che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile su cui riusciamo ad impattare maggiormente. È una visione confermata dai nostri stakeholder, che riconoscono un impegno appunto del gruppo riconducibile prevalentemente all'obiettivo numero 3, salute e benessere, seguito poi dall'8, lavoro dignitoso e crescita economica, il 12, consumo e produzione responsabile, fin poi a seguire tutti gli altri obiettivi come indicato nella freccia. Sì, ci dicevamo che da qualche mese ci fregiamo anche della definizione di società benefit, sì, in particolare dal novembre scorso abbiamo modificato il nostro statuto per mettere proprio nero su bianco il fatto che l'interesse della nostra realtà non deve essere solo votato a quello di fare profitto, cosa per cui un'azienda naturalmente cresce e nasce e si sviluppa, ma anche per andare incontro a obiettivi di impatto appunto ambientale e di comunità stessa. Il prossimo passaggio su questo percorso sarà la definizione della nostra certificazione di B Corp, quindi entreremo a far parte di questo movimento internazionale, un movimento globale che in Italia conta circa 120 realtà che hanno proprio questo tipo di impatto e lo misurano quotidianamente per migliorarlo, ovviamente. Tutte queste attività sono raccontate nel nostro rapporto di sviluppo sostenibile, il bilancio di sostenibilità, che rappresenta anche la Communication on Progress con la quale riaffermiamo l'adesione ai principi appunto del patto globale. Ecco, sfogliando un attimo
l'impaginato, ci rendiamo conto di tutto quello che vi dicevo, ogni tipo di attività, di progetto, è rendicontato facendo proprio riferimento ai 17 obiettivi dell'Agenda 2030. Siamo ormai a meno 9 anni dalla definizione di questo piano, urge, come abbiamo visto, centrare tantissimi obiettivi. E poi negli ultimi mesi abbiamo modificato la nostra collaborazione nel Network Italia del Global Compact, diventandone membri fondatori, e le parole del professor Marco Frei, presidente del Network Italia, mettono l'attenzione su come quest'anno verrà portato il sesto SDGs Annual Forum in Puglia, a Bari, e il tema molto sfidante che abbiamo proposto sarà proprio quello dell'immigrazione, noi saremo partner dell'organizzazione. Il piano importante della carbon neutrality, cioè il percorso che ci vedrà raggiungere entro i prossimi 4 anni, dimezzando di fatto se partiamo dal 2000, quindi i tempi che si è data la Comunità Europea 2050, noi siamo fiduciosi di raggiungerlo entro il 2025, quindi un piano che farà sì che il nostro stabilimento emetterà e rilascerà in atmosfera 0 particelle di gas climalteranti. Questo verrà ottenuto attraverso l'interazione di diversi investimenti che, proprio come tessere di un puzzle, no, comporranno questo risultato. Sottolineo come l'impianto di trigenerazione sia già attivo, sarà seguito a breve dall'installazione di impianti fotovoltaici, più tutti gli altri 3 innovativi investimenti che hanno alla base progetti di economia circolare e che proprio sfruttando questi principi, utilizzando meglio questi principi, potranno vedere in futuro la creazione di un centro innovativo che abbia a mente e a cuore investire in startup per la creazione di filiere territoriali, perché quei rifiuti di cui parlavamo, quegli scarti di cui parlavamo, devono essere convogliati in iniziative di questo tipo per uso e trasformazione energetica, che appunto va a chiudere il cerchio, come vi raccontavo. Un altro progetto che vede appunto il riutilizzo dei nostri scarti è quello della creazione di una ricetta che mira all'alimentazione canina, in particolare, con appunto la ricerca di ingredienti naturalmente anche qui privi di glutine. Dal 2017 siamo capofila della filiera di legumi sostenibile più estesa in Italia, che raccoglie al momento circa 5.000 ettari suddivisi in 300 aziende agricole. L'obiettivo è quello di misurare la performance ambientale, guardate, della nostra filiera, monitorando appunto 6 parametri ambientali, dando modo dalla semina al raccolto di dare un aiuto in campo ai nostri agricoltori con informative tecnologiche e sistemi di supporto decisionali. Con questo stesso approccio abbiamo ovviamente rivolto lo sguardo al di là dei confini nazionali alla ricerca di sistemi sistemi che a livello globale avessero necessità di un impatto e di una prospettiva in favore della prosperità, e quindi anche filiere come quella in Etiopia alla ricerca del TEF o in India per altre materie prime hanno assolutamente questi principi di fondo. Io ogni tanto mi perdo perché monitoro sempre il cronometro, sono grosso modo nei tempi, quindi concludo dicendo che tutto poi questo che vi sto raccontando dal punto di vista della tracciabilità sarà presente sui nostri prodotti attraverso appunto un progetto che vedrà la luce nei prossimi mesi di Food Trust. Io vi saluto, vi ringrazio per l'occasione, l'attenzione, e piuttosto che salutarvi, ecco, stoppo la condizione e resto. Grazie dottore. Grazie veramente, le chiedo anche un flash, ecco, perché la sua presentazione è stata di ispirazione e mi ha confermato un passaggio
di cui discutevo con i ragazzi del corso di sostenibilità della laurea magistrale proprio qualche giorno fa. Cioè, la mia forte convinzione è che sostenibilità possa essere sinonimo di opportunità di business. E già il fatto che lei ci ha parlato di produzione di energy, ecco, tra poco farete concorrenza anche ad Enel probabilmente, che sentiamo fra un attimo. Pet food come diversificazione, digitalizzazione delle filiere, cosa si sente di dire a tutti quegli imprenditori, e dal mio punto di vista sono ancora a stragrande maggioranza, che continuano a considerare la sostenibilità solo come un costo? Noi ci sentiamo agenti del cambiamento, cioè è un ruolo che ci siamo proprio, no, voluti mettere addosso. Credo che l'esempio di cui poi parlavo sia esemplificativo da questo punto di vista. Investire in sostenibilità significa investire per il nostro futuro, per il futuro delle prossime generazioni, ce lo diciamo sempre, ma è concreta questa realtà. Creare, pensare che dietro il progetto che vi ho illustrato di carbon neutrality si possa poi creare un centro innovativo, un innovation hub collegato all'economia circolare, e naturalmente poi porterà posti di lavoro territoriali, benefici ovviamente per la nostra regione. E quindi questa prospettiva scalata a livello sempre via via crescente non può che essere l'unica da perseguire. Signori, non abbiamo più tempo, l'agenda 2030 è dietro l'angolo. Grazie. Grazie, poi sono d'accordissimo con lei che le imprese continueranno a nascere per fare profitti. Il tema oggi è come far profitti. Certo. E questo potrebbe essere sicuramente un segnale giusto. Grazie ancora. Io passerei immediatamente al prossimo relatore, il dottor Antonino Biondi, che vedo si sta già preparando con il suo microfono. Innovation Hub di Enel, le lascio immediatamente la parola. Grazie mille, 10 minuti anche per lei, scarsi sempre come al solito. Grazie. Grazie a voi, buonasera di nuovo a tutti, grazie per l'invito. Cercherò appunto di essere sui tempi e raccontarvi cosa in Enel stiamo facendo in termini di innovazione e sostenibilità. Innanzitutto, vedete le slide, corretto? Sì, si vedono non in modalità presentazione, se ci lancia, le vediamo. Perfetto, grazie. Eccoci. Beh, innanzitutto sì, vi introduco con una, diciamo, con un termine che abbiamo coniato in Enel e che ormai è, diciamo, fa parte ormai del nostro linguaggio comune, che è quello della innovability, che di fatto è la fusione di due parole, innovazione e sostenibilità. Quindi appunto la fusione di queste due parole ci dà appunto origine a questa parola, perché di fatto noi nel nostro modello di business, nel nostro modo appunto di operare, vediamo la sostenibilità come il fine, quindi il nostro obiettivo da raggiungere attraverso appunto quindi le nostre attività, e l'innovazione, lo strumento. Innovazione appunto quindi in termini sia di innovazione tecnologica, innovazione di processi e di prodotto. Quindi abbiamo appunto proprio inserito le due attività all'interno, anche da un punto di vista oltre che operativo anche organizzativo, all'interno quindi di un'unica struttura di Enel, appunto che si chiama Innovability. Da un punto di vista pratico, come, per rispondere anche alla suggestione del professore Russo, al di là di cos'è la sostenibilità, ma come si fa, e vorrei raccontarvi come la stiamo facendo in Enel. Di fatto la stiamo facendo perseguendo tre obiettivi, che poi sono anche le, diciamo, tre linee strategiche del nostro, appunto, del nostro piano industriale. La prima è la transizione verso le energie rinnovabili in termini di produzione di energia elettrica. Noi abbiamo un obiettivo, che è quello appunto entro il 2030, di avere un portafoglio di impianti di produzione di energia totalmente green. Quindi ciò vuol dire che noi stiamo attualmente, lo faremo appunto nel corso dei prossimi anni, spegnendo
tutti gli impianti di produzione di energia da fonte tradizionale, quindi per intenderci carbone e gas, e stiamo solamente investendo in impianti di produzione di energie rinnovabili, principalmente solare, eolico e impianti idroelettrici. Quindi nei prossimi anni il nostro portafoglio di produzione sarà solamente appunto di impianti rinnovabili. Già oggi abbiamo circa 50 gigawatt di appunto quindi di capacità installata rinnovabile. Quindi questo è un primo, chiaramente, punto, un primo tassello su come stiamo appunto quindi rendendo sostenibile il nostro modello di business e su come stiamo cercando di rendere sostenibile appunto tutto ciò che riguarda l'ambiente e sicuramente appunto quindi la momento in cui si transita verso una produzione di energia soltanto rinnovabile, appunto andiamo ad aggredire quelli appunto gli SDG qui illustrati, sicuramente quindi sulla climate actions, sul clean energy e sicuramente anche sul sustainable cities and communities. Secondo tassello, quindi su cui, quindi secondo appunto quindi azione operativa che stiamo facendo per appunto quindi rendere, diciamo, per andare sempre verso più modelli sostenibili, è quello della elettrificazione dei consumi. Probabilmente avete sentito parlare, appunto, quindi faccio un esempio su tutti, sull'elettrificazione dei consumi, che è quella della mobilità elettrica, su cui appunto ci siamo impegnati con una delle nostre divisioni, appunto Enel X, nella appunto quindi elettrificazione dei consumi è mappatura, quindi è mettere appunto quindi fondamentalmente la cioè abilitare appunto quindi la possibilità di avere una mobilità elettrica tramite installazione di colonnine elettriche e lavorando quindi su questo, quindi con le comunità, appunto quindi con stretto contatto quindi con le comunità, stretto contatto con le municipalità, e quindi da questo punto di vista appunto quindi andiamo verso mobilità elettrica, andiamo verso temi di smart city, quindi legati anche all'efficientamento energetico, anche qui quindi c'è un lavoro appunto importante quindi con le municipalità anche da un punto di vista di efficientamento energetico delle città. Terzo tassello appunto che riguarda sempre la diciamo, attività che stiamo facendo, quindi per andare sempre più verso un modello di business sostenibile, è quello della digitalizzazione delle nostre infrastrutture di rete. Chiaramente, come dicevo prima, andando verso un modello in cui la nostra produzione di energia sarà esclusivamente da fonti rinnovabili, avere delle reti digitalizzate sarà, diventa un fattore anche abilitante e per poter appunto quindi usufruire, quindi per poter appunto quindi completare questa transizione energetica verso il appunto il mondo delle rinnovabili. Quindi in maniera sintetica queste sono le tre azioni sul come stiamo appunto quindi facendo attività in termini sostenibili all'interno di questi tre pilastri, che ci sono n declinazioni che chiaramente per motivi di tempo non so qui illustrare, però che di fatto poi vanno, sono diciamo tre pilastri all'interno dei quali poi nel day-day si lavora appunto quindi su vari filoni che stanno all'interno di questi tre grossi pilastri che vi ho raccontato. E, come facciamo fondamentalmente a fare queste cose? Non li facciamo da soli, per quanto possiamo essere un grosso gruppo internazionale, la nostra natura è italiana, ma negli ultimi anni ci siamo ampiamente appunto quindi siamo ampiamente di fatto ormai da un decennio oltre che in Europa anche in America Latina. Quindi siamo un gruppo internazionale. Per fare questo ci avvaliamo di innovation hubs in giro per il mondo che ci aiutano, che sono di fatto delle antenne appunto dislocate nei diversi posti che vedete appunto qui in questa slide, per catturare appunto tramite soluzioni innovative di startup e piccole e medie imprese, soluzioni, idee, progetti innovativi che ci permettono appunto quindi di lavorare all'interno di quelle aree che ho poco fa descritto. Andando nello specifico appunto in Italia, che poi sicuramente è la parte che interessa più anche la nostra discussione,
noi abbiamo delle aree che per coprire il sud, il centro e il nord, quindi Catania, Pisa e Milano, dove vedete appunto abbiamo degli Innovation Hub e Lab, che sono di fatto delle aree sperimentali dove testiamo insieme a startup e piccole e medie imprese soluzioni innovative che possono appunto quindi contribuire per noi a raggiungere diciamo, obiettivi di sostenibilità e fare progetti che ci permettano appunto quindi di velocizzare e accrescere la nostra capacità produttiva rinnovabile, digitalizzare le reti, elettrificare i consumi e così via. Quindi diciamo tutta questa attività non la facciamo da soli al nostro interno, ma lavoriamo molto con gli ecosistemi di innovazione in giro per il mondo. Quindi dall'Italia alla Silicon Valley, a Boston, Israele e America Latina. Questo un po' riassume diciamo, i principali numeri del nostro gruppo, quindi che sono tutte, più altro per dare l'idea della, diciamo, della valorizzazione degli asset che abbiamo, asset che vengono, ripeto, insieme a messi a disposizione appunto, di imprese giovani, quando parliamo di startup parliamo anche di imprese molto giovani, per testare e sviluppare a noi, che chiaramente ci permettono di sui nostri verticali di business di appunto quindi sviluppare soluzioni più efficienti, più efficaci e innovative. Questo poi abbiamo anche appunto quindi gli strumenti per accogliere progetti innovativi e sostenibili. Da parte mia credo di essere stato un po' in tempi. Assolutamente sì. Lascio spazio a domande, riflessioni. Grazie mille. No, le lancio subito immediatamente una provocazione. Ecco, mi sembra di capire, ascoltando la sua presentazione, che non a caso la parola chiave qui sia rete, ma non rete nel senso di infrastruttura, ma rete nel senso di collaborazione. Quello che vorrei chiederle, ecco, in modo un po' provocatorio, è in base alla sua esperienza, cosa manca al sistema Italia? Perché capisco la, tra virgolette, facilità di fare rete con tanti innovation hub sparsi in giro per il mondo, però immagino sia fondamentale anche fare rete con i territori che sono stati citati prima, e l'Italia forse da questo punto di vista deve ancora mettere a sistema qualche lezione. Ecco, mi interessava capire un po' il parere dell'azienda che prova a trainare l'innovazione in questo senso. Assolutamente sì. Guardi, ritorno alla slide. Tra i vari paesi dove siamo presenti, ecco, l'Italia è quella dove facciamo, non dico più fatica, però ecco, ci vuole più impegno per mettere insieme i diversi territori, le diverse aree. Faccio un esempio, quindi anche nella ricerca di start-up o soluzioni innovative, paesi come Israele o Silicon Valley, c'è un qualcosa. Diciamo, sono da un punto di vista strutturale e organizzativo è molto più facile lì, con adesso non voglio banalizzare, ma con un click nei database centrali trovare quello che uno magari sta cercando. In Italia manca, al di là del, diciamo, forse sarà anche un po' la conformazione geografica, quindi siamo stretti e lunghi, ecco, mettere tutto a fattor comune è difficile. Quindi in un'attività magari come può essere quella di ricerca di soluzioni innovative, andare dal centro al nord al sud, si lavora a volte un po' a compartimenti stagni, quindi ognuno, quindi con i propri spin-off, con le proprie start-up, con le proprie relazioni, e mettere tutto a fattor comune per noi, che lavoriamo in maniera globale, chiaramente avere questo decentramento ci implica un po' più di fatica e di lavoro. Passi in avanti si sono fatti, assolutamente stanno facendo, però sicuramente con questa cosa, fare sistema e fare rete in Italia si possono fare. Cioè, ecco, mi verrebbe a dire, c'è ancora da fare in termini di, come dire, forse anche creazione un po' della cultura, della maggior collaborazione nel nostro paese, sì. Però ecco, ci si sta lavorando in modo molto propositivo, mi sentirei dire. Grazie ancora, lascerei subito la parola all'ultimo, tra virgolette, dei relatori della tavola rotonda in senso stretto, il dottor Manzi. Qui cambiamo completamente stakeholder, ecco, la prendo da una prospettiva diversa, responsabile risorse umane, che la dice lunga, di Megamark, e tra tante attività particolare attenzione dedica proprio al capitale umano, che immagino sarà il focus della presentazione di oggi. Grazie, le lascio subito
i suoi 10 minuti scarsi. Prego. Perfetto. Allora, faccio partire il tempo e condivido lo schermo. Facciamo, dovrebbe essere tutto ok. Allora, grazie per l'invito. Sì, il mio intervento sarà curvato sul capitale umano, quello che facciamo in generale per i nostri collaboratori, che poi, ritornando a quello che stavamo dicendo, abbiamo detto fino adesso, sono un po' la nostra energia pulita, no? Riusciamo ad andare avanti solo grazie a loro. Beh, in questo racconto, dopo che vi hanno portato al mare, a Torre Guaceto, sulla Murgia, a Gravina, io vi porto in un supermercato, raccontandovi un po' la storia di questa azienda, una storia che dura ormai da oltre 40 anni, se abbiamo superato i 45 anni. Questo mio viaggio ideale parte dallo scaffale, no? Lo scaffale tipo, che è quello del tonno, per raccontarvi un po' tutto quello che c'è dietro questo mondo. Un'azienda che sicuramente è fatta di numeri, oggi se la dovessi raccontare ve la racconterei con dei numeri, con i fatturati, con tutte le aziende e le insegne che ci rappresentano sul territorio. Guardate, strettamente legate al mondo dei supermercati, però da qualche anno abbiamo anche un'insegna che ci rappresenta nel campo del mondo del pet store, che è Joe Zampetti. Però questa azienda è sicuramente un'azienda fatta di valori, dove sicuramente al centro dell'attenzione abbiamo il cliente, vero patrimonio dell'azienda, ma non solo. Abbiamo messo tutta la nostra attenzione a quelli che sono gli imprenditori locali, tendiamo a difendere i valori della tradizione, abbiamo portato avanti una campagna importantissima per la vendita dell'olio pugliese, per sostenere soprattutto l'olio pugliese e italiano. Siamo un'azienda etica a 360 gradi. Non facciamo cose o roba speciale, noi facciamo cose normali che diventano speciali, soprattutto se ci confrontiamo magari con qualche altro nostro concorrente, con qualche altra azienda che opera nel territorio. Quando dico che facciamo cose normali nei confronti dei collaboratori, abbiamo contratti, tutti sono assunti da noi dal primo giorno, no? Il contratto a nero, né approfittare dei nostri collaboratori non esiste proprio. Stessa correttezza che abbiamo anche nei confronti dei fornitori. Chi lavora con noi sa, qualcuno, un nostro fornitore ci ha definito un assegno circolare, con noi non si rischia niente. Dottore, posso interrompere la presentazione? Così dalla regia ci dicono, così si vede meglio, perfetto, grazie. Ci sono arrivato da solo, ok, grazie. 5 secondi di recupero. Grazie, vado. Siamo un'azienda etica anche perché ci siamo dotati di un codice etico, ci siamo dotati di una serie di regole che tutti rispettiamo ogni giorno. Però questa azienda è un'azienda di persone, no? Abbiamo parlato di capitale umano, siamo 3.000 collaboratori, oggi abbiamo superato anche questo numero, 3.000 collaboratori innamorati della propria azienda, 3.000 collaboratori a servizio dei clienti, professionisti, appassionati del loro mestiere. Come vedete, li abbiamo messi proprio al centro di quella che è la mission aziendale. E qualcuno qualche giorno fa mi diceva, ma com'è che avete, quando vado in un vostro supermercato trovo sempre personale sorridente, soddisfatto, motivato e gentile, e io vi aggiungo anche nonostante le mascherine. Beh, devo dire che nel corso del tempo abbiamo lavorato tanto, abbiamo portato avanti numerosi progetti, abbiamo messo veramente, ripeto, al centro dell'attenzione aziendale il nostro personale, i nostri collaboratori, proprio perché, riportando un po' la mission di Marriott, no? Il patron del resort di lusso, lui diceva che se ti prendi cura dei tuoi collaboratori, sicuramente i collaboratori si prendono cura dei propri clienti e naturalmente che ne migliorerà in maniera naturale il business dell'azienda. È proprio quello che abbiamo fatto, che facciamo, che stiamo facendo da un sacco di anni e continueremo sicuramente a fare, aggiornandoci
aggiornandoci sempre, no? Non siamo convinti di essere i migliori e che non ci sia nient'altro da fare, no? È il momento poi della debacle. Noi facciamo continuamente formazione a 360 gradi con tutte le nostre categorie di lavoro, dalla cassiera al dirigente. Per ognuno poi cuciamo dei progetti su misura che vanno sicuramente dalla formazione obbligatoria ma anche alla conoscenza del negozio, per scendere poi nei dettagli alla conoscenza dei prodotti. Vi ho riportato qualche esempio dei nostri progetti. Per i direttori abbiamo fatto corsi di degustazione di olio, corsi di degustazione di vino, proprio per renderli consapevoli e competenti anche nella gestione del cliente. Però, come vedete, magari una fotografia a destra, per parlare con le cassiere dell'importanza dell'immagine, abbiamo parlato del trucco, di come si devono presentare, quindi allestiamo delle vere e proprie sessioni di trucco con no, dei truccatori specializzati o con dei professionisti. Così come per parlare di spirito di squadra, teamwork, li abbiamo portati in una scuola di cucina, abbiamo fatto organizzare un pranzo per il gruppo di lavoro, dopodiché facciamo nel pomeriggio un debriefing e si rendono conto le persone che tutto quello che è successo a scuola di cucina nell'ambito della preparazione di quel pranzo succede ogni giorno sul posto di lavoro, solo che quando sono presi dal gioco e dalla preparazione non si rendono conto di quello che stanno facendo. Oltre alla formazione, che immagino facciano un po' tutti quanti, facciamo tanto altro. Beh, sicuramente il nostro motivo di orgoglio è la fondazione, voluta dal nostro presidente, dal Cavalier Pomarico, fondata nel 2000. Fondazione Megamark nasce fondamentalmente per dare assistenza ai collaboratori che si trovano in una difficoltà sanitaria. Parliamo di malattie gravi, parliamo di tumori, parliamo di leucemie. In quel caso noi diciamo ai nostri collaboratori: tu devi pensare solo a curarti, per tutto il resto ci sarà comunque Fondazione Megamark che provvede al tuo sostegno economico, quindi non ti devi preoccupare del lato finanziario. E poi, man mano che siamo andati avanti nel corso del tempo, i progetti sono nati un po' per caso e quindi nei vari anni sono nati altri progetti. Per esempio abbiamo puntato alla cultura, abbiamo creato questo progetto che si chiama Giovani Talenti. Giovani Talenti sono borse di studio a favore dei figli, dei dipendenti che si sono distinti particolarmente nel diploma, nella laurea triennale, nella laurea magistrale, oppure ragazzi che si sono iscritti a corsi post lauream o master. Poi, dopo qualche anno, vedete, vi metto sempre l'indicazione dell'anno di nascita del progetto, ci siamo ingolositi, abbiamo pensato anche a quella fascia di ragazzi che terminano la scuola media e anche per loro abbiamo previsto delle borse di studio che li hanno portati all'estero, nei college, per 15 giorni. Dal 2014 abbiamo questo progetto speciale, ecco perché vi dico che poi diventiamo particolari nella nostra semplicità. È nato questo progetto che si chiama Più Tempo per le Mamme, laddove le mamme o le neomamme o le donne incinte vengono ritenute qualche volta o spesso un peso per l'azienda. Noi diciamo: per noi non sia un peso, però capiamo che il rientro in azienda può essere faticoso. E allora diciamo alle neomamme che possono rimanere a casa un mese in più rispetto a quanto previsto dal nostro contratto, naturalmente sempre a carico dell'azienda. Abbiamo pensato alle famiglie, questo è proprio tutto un pacchetto famiglie. Là dove arriva un nuovo nato, sicuramente alla famiglia riconosciamo un bonus di una gift card di 100 euro mensili per il primo anno di vita di bambino, proprio per far fronte alle nuove esigenze che il nuovo arrivato comporta e che porta con sé. Questo è uno dei progetti più recenti, guardate, del 2019, perché ci eravamo resi conto che in questo progetto di genitorialità e di famiglia avevamo lasciato fuori i papà. E allora abbiamo previsto anche per i papà
la settimana del papà che permetterà loro di rimanere, o permette già a loro di rimanere a casa una settimana in più rispetto sempre a quanto previsto dal contratto. Io vado di corsa perché mi rendo conto che il tempo è tiranno, per dirvi, per raccontarvi anche altri progetti che abbiamo portato avanti in questo periodo così particolare legato al Covid. Innanzitutto nel 2020 abbiamo sottoscritto una copertura assicurativa per tutti i nostri collaboratori, in maniera tale che fossero coperti in caso di Covid. E ci siamo resi conto che li aveva tranquillizzati abbastanza nel lavoro che svolgono ogni giorno, e quindi abbiamo rinnovato questa polizza anche per il 2021. E sempre nella prima parte di questo periodo così particolare abbiamo previsto per i nostri collaboratori un bonus presenza di 300 euro, perché rendetevi conto che tutto il nostro personale di vendita fa parte un po' di quegli eroi che hanno continuato a lavorare in tutto il periodo, e voglio dire l'azienda ha voluto sostenerli, ha voluto premiarli con questo bonus simbolico che è di 300 euro per ciascuno di loro. Abbiamo naturalmente lavorato sullo smart working per andare incontro a tutte le persone invece che lavorano nella parte degli uffici e che sono stati sconvolti da questa nuova situazione. Abbiamo il fatto di essere così presenti sul territorio ci permette anche di lavorare su convenzioni esclusive che naturalmente giriamo ai nostri collaboratori. Questa situazione di welfare, quella situazione di benessere, non esclude anche una premialità legata a degli obiettivi, dei budget. Tutti i nostri collaboratori hanno degli obiettivi, quindi a fine anno possono comunque mirare e ottenere un premio, quindi un incentivo che va al di là di quella che è la normale retribuzione. E poi un po', nonostante siamo una grande azienda, nonostante siamo sicuramente leader nel settore, rimaniamo comunque una grande famiglia, e da un po' di tempo a questa parte, devo dire, ogni 5 anni riusciamo anche a organizzare un Family Day, quindi una sorta di festa che facciamo il primo maggio, quindi una giornata in cui chiudiamo tutti i nostri supermercati, tutti sotto lo stesso tetto. L'abbiamo fatto nel 2019 alla fiera del Levante, 16.000 metri quadri, 3.000 dipendenti con le loro famiglie, quindi eravamo oltre 6.000 persone, uno spettacolo bellissimo, uno spettacolo e un momento in cui ti rendi conto dell'azienda di cui fai parte. Naturalmente, vado velocissimo, tutto questo quando parliamo di business non è solo legato ai nostri collaboratori, ai nostri soci, non ci dimentichiamo del territorio in cui operiamo. Quindi ogni anno, attraverso un progetto che si chiama Orizzonti Solidali, mettiamo a disposizione delle associazioni che si occupano di sanità, assistenza, cultura o ambiente, 250.000 euro. C'è un bando di concorso che è partito da poco, che magari per chi fosse interessato può trovare e scaricare sul sito di Fondazione Megamark. Vengono presentati dei progetti, vengono valutati fino alla capienza di 250.000 euro. Non ci dimentichiamo della cultura del territorio, quindi da qualche anno abbiamo pensato a un premio letterario che si chiama Premio Fondazione Megamark, che è destinato agli autori esordienti alla loro prima pubblicazione. Questo forse ne avete già parlato in un'altra occasione, professor Russo, sì, è un altro nostro progetto importante legato alla lotta al caporalato, quindi Megamark ha sottoscritto un protocollo per la lotta al caporalato, si è impegnata a vendere nei nostri supermercati i prodotti no cap con marchio IAM, che hanno la caratteristica di aver tirato fuori e di aver salvato 100 braccianti extra comunitari, permettendo loro di lavorare in situazioni dignitose. Credo che più veloci di così non sì, avrei grazie, potuto grazie. Fare. Arrivo sempre con... Allora, sì, provo... Grazie veramente per
la mole di informazioni e di idee che ha messo sul piatto. Vedo, non le faccio domande se non i complimenti per quello che fate, e vedo che c'è molta sintonia, ecco, anche rispetto alle altre iniziative del territorio. Penso alla stessa Andriani che ha presentato prima nel dottor Capurso, vedo delle sinergie e similitudini che possono andare oltre quello che è proprio il business tradizionale che porto avanti. Provo a recuperare qualche secondino e poi vediamo se siamo bravi a gestire qualche domanda verso la fine. Io chiudo formalmente qui la tavola rotonda, perché in realtà fuori dal coro, come invitato speciale, abbiamo Gennaro Durante, invitato speciale perché è stata identificata questa azienda innovativa nel business model, una società di consulenza che ecco, è innovativa nel business model e prova a passare innovazione ai propri clienti. Io mi taccio e lascio immediatamente la parola a Gennaro Durante, fondatore di For Thinking, per i suoi 10 minuti scarsi di presentazione. Grazie. Sì, grazie a voi Angelo, grazie alla LUM, grazie per l'invito. Non sprecherò tempo a raccontare chi siamo, ma racconto forse meglio, facciamo a raccontare un caso, un lavoro, quello che facciamo, e poi alla fine quello che facciamo si capirà. La For Thinking parte dal presupposto che per rispondere proprio alla questione che hai lanciato all'inizio del come, noi partiamo dal presupposto che la sostenibilità sia la più grande opportunità di business delle aziende del Made in Italy che ci possa essere da un secolo a questa parte, perché le aziende del Made in Italy sono aziende veloci, con una governance abbastanza snella, no? Che può decidere velocemente, quindi altrettanto velocemente può cogliere l'opportunità della sostenibilità. Perché un'opportunità? Perché quelli che sono gli schemi di valutazione del comportamento di consumo dei consumatori in tutto il mondo, ma anche fortemente in Italia, anche se un po' in ritardo, però anche fortemente in Italia, sono completamente cambiati rispetto al passato. Io rappresento, ecco, questo è un esperimento che facciamo al Politecnico di Milano da ormai 3 anni, nella facoltà di design, dove ai ragazzi della laureandi alla facoltà di design introduciamo determinati argomenti sul come disegnare, come innovare il prodotto, e poi loro alla fine gli svegliamo che c'è un ingrediente in più che adesso vi farò vedere, e quell'ingrediente in più sposta letteralmente tutti i requisiti della progettazione verso una ecoprogettazione. Che cosa è successo? Che, come dicevano i padri della psicologia moderna, Freud, Jung, il nostro cervello funziona per schemi. Per semplificare, nel momento in cui la nostra mente, per dirla proprio banalmente, impara una strada, poi si abitua a fare quella strada, e anche se ci costruiscono delle strade nuove, noi per abitudine percorriamo sempre quella strada, per esempio per andare al lavoro oppure per andare a fare la spesa, qualsiasi cosa. Ora, il cervello nostro funziona esattamente così, fin quando non scatta qualcosa, un evento traumatico che fa cambiare questi schemi, perché questi schemi non cambiano. Ecco perché il cambiamento rispetto alla sostenibilità è stato molto lento fino a 2-3 anni fa, e adesso è diventato un cambiamento che ha investito invece tutti i consumatori. Jung dice che un evento tragico, sconvolgente, cambia gli schemi, ed è quello che è successo. A parte tutti i disastri ambientali che abbiamo vissuto negli ultimi 3-4 anni, è successo anche il Covid. Il Covid ha spostato molto, ha aumentato la sensibilità nei confronti dei consumatori. Questo è un lavoro che abbiamo presentato proprio per il caso dell'azienda che presento oggi. Quando abbiamo iniziato a lavorare nel 2018, abbiamo parlato di un'azienda che produce packaging, abbiamo cominciato a analizzare
il settore del packaging, del settore food, e in particolare poi abbiamo visto quelle che erano le tendenze. Praticamente le indagini già nel 2018 rilevavano che il consumatore, gran parte dei consumatori, non è che era sensibile alla sostenibilità, decideva di non comprare, c'è un capitolo che è stop buying, cioè decideva di non comprare il prodotto perché non era progettato ecosostenibile. Parliamo dell'imballaggio, con punte del 52% in Corea del Sud, sino ad arrivare al 39%, 35% in Germania, ma oggi, se ripetessimo un'indagine nel 2021, saremmo ben oltre. Questo invece è quello che pensano del packaging oggi, diciamo, alle soglie, e questo era nel 2019, dei consumatori italiani. Cioè il 20% sono sostenitori per la tutela ambientale, il 50% sono aperti. Alle imprese noi diciamo occhio, perché oltre a quel 20%, quindi non è una nicchia, non stiamo parlando di fare innovazione per andarci a prendere una nicchia di mercato, ma stiamo parlando di fare innovazione di prodotto per andarci a prendere il mercato, perché qui parliamo del 70% del mercato sostenitore, diciamo, è aperto all'innovazione. Quindi un atteggiamento proattivo da parte dell'impresa per andarsi a prendere questo mercato significa raggiungere un premio, come molte volte abbiamo, nel caso specifico di oggi vi farò vedere che l'impresa, mentre facevamo il progetto, ha acquisito una grossa commessa con un operatore del food delivery a livello nazionale, perché aveva fatto l'innovazione che gli serviva in quel momento all'azienda. Questo è il test che facciamo agli studenti della facoltà di design. Inseriamo la riga, questo è un metodo antico per realizzare il pricing dell'innovazione di prodotto, è un metodo Fishbane che parametrizza tutti i benefici, i plus che vengono aggiunti col design sul prodotto mentre si fa innovazione. Quando poi alla fine dell'esercizio ai ragazzi aggiungiamo la riga e la sostenibilità, se la sostenibilità è una priorità, ecco che il parametro della sostenibilità sposta, e addirittura ci sono molte volte, viene fuori che il consumatore è disposto a pagare il 10%, il 20% in più del prodotto con gli stessi requisiti, con un prodotto che ingloba i concetti della sostenibilità. Quindi la sostenibilità non si fa per buonismo nelle imprese, anche se io sono ce l'ho per passione questo concetto della sostenibilità, si fa per strategia, per andarsi a prendere il mercato. Ecco, dal lato della domanda invece, questa è un'infografica che abbiamo fatto nel caso di un lavoro che abbiamo fatto nel caso dell'arredamento. Molti prodotti del Made in Italy, il 90%, non sono pronti per questa domanda, perché sono prodotti che hanno per lo più materiali di origine fossile, immaginate il poliuretano, non sono scollegabili dalle altre parti componenti del prodotto e vanno a finire così come sono, tutti insieme o in discarica o nell'inceneritore. Quindi quello che abbiamo rilevato è che gran parte della non sostenibilità dei prodotti sta proprio nello spreco dei materiali, e qui mi collego a quei concetti che spesso sento sentire: il rifiuto è come una risorsa. Per favore, non parlate più di rifiuto come una risorsa. Il rifiuto è un rifiuto e basta. Cioè, non abbiamo prodotti ecoprogettati per essere recuperati. Noi dobbiamo partire dall'ecoprogettazione per poi poter recuperare. Quindi tutte quelle, l'economia del riciclo è un inganno praticamente. Cioè, questo lo dimostra anche il fatto che noi della plastica, per esempio, che pensiamo di recuperare, recuperiamo solo l'8% di tonnellate e tonnellate di plastica che produciamo nel mondo. Quindi anche a livello di industrie, nelle riunioni, quando si parla di rifiuti, a livello di politica, quando si parla di rifiuto come una risorsa, a me mi si rizzano un po' i peli, no? Perché dico, ma stiamo ancora a pensare a questo? E poi ci sono anche esempi che vengono portati come esempi virtuosi di gente che trasforma i rifiuti in una borsetta, in una scarpetta, ma questa non è economia circolare, questa non è
eco-design, non è un'economia intelligente. Quello che abbiamo rilevato noi quindi facendo i test LCA su molti prodotti del Made in Italy è che c'è uno spreco totale di risorse, risorse che non vengono recuperate. Quindi che cosa abbiamo posto noi? Per esempio immaginate, adesso questa è una, approfitto di questo piccolo spazio per lanciare un appello, immaginate che noi nei prossimi 5 anni spenderemo 36 miliardi di euro per l'efficientamento energetico degli edifici, con quali materiali? Col poliuretano? Con i pannelli di poliuretano? Con i pannelli di polistirene? Con le finestre di PVC? Con questi materiali, 36 miliardi di materiali, ci ritroveremo tra 20 anni da smaltire e non saranno smaltibili. Quindi il nostro approccio molto forte è quello di partire, prendere i global goals delle Nazioni Unite e dire ok, abbiamo un problema di filiere produttive, dobbiamo rinnovare le filiere produttive. Infatti mi piace molto l'esempio di Tarantino di Torre Guaceto, poi magari mi darà il contatto, così ci scambiamo due informazioni, perché bisogna risalire alla filiera. La più grande difficoltà che abbiamo trovato nelle imprese è quello di risalire sui fornitori, chiedere ai fornitori di innovare pure loro, e poi fornitori dei fornitori. Quindi le imprese hanno bisogno di un grande aiuto, grande sostegno da parte della politica anche. Noi abbiamo messo al centro del nostro lavoro quindi il design, che il design industriale, quindi la riprogettazione del prodotto supportata da chimica, da LCA e dai drivers del mercato, quindi dalle nuove opportunità di mercato. Trattando di materiali non potevamo non mettere le mani nella chimica, e quindi abbiamo scoperto, io che ho girato l'Italia per trovare collaboratori per impegnarmi a realizzare un minimo di obiettivi, ho trovato all'Università di Bari una professoressa spettacolare con la quale stiamo lavorando da 2 anni, entriamo nella chimica dei materiali e riusciamo a fare uno screening e anche cambiare i materiali, sostituire i materiali con altri ecosostenibili e migliorare sostanzialmente i prodotti sui quali lavoriamo. L'obiettivo è quello di abbattere, quindi ridurre al minimo l'impatto ambientale del prodotto per renderlo sostenibile. Nel caso di Stampa Sud abbiamo analizzato, Stampa Sud è una grande azienda, tra l'altro è fornitrice di Andriani, quindi ci farà piacere fare del lavoro insieme. Praticamente abbiamo, questo è un caso interessantissimo di come sbilanciarsi e avere un atteggiamento proattivo significa conquistare un nuovo cliente. Abbiamo lanciato un programma per fare un packaging innovativo per il takeaway. Il takeaway è un settore particolare dove il packaging viene contaminato dal cibo, quindi noi abbiamo analizzato tutto il flusso del takeaway, abbiamo fatto quella che si chiama la user experience con i nostri designers e abbiamo visto che questa carta si sporca, questi packaging poi non si sa dove si devono buttare. Abbiamo creato quindi abbiamo realizzato un nuovo prodotto, quindi un prodotto per esempio che non è più un unico prodotto ma è un prodotto composto di 2 parti che possono essere usate come vassoio, quindi semplifico, riduco l'impiego della carta quando lo uso come vaschetta nel punto vendita e diventa box quando lo uso per l'home delivery. E in più abbiamo lavorato molto sulle carte, addirittura poi abbiamo creato dei box che sono shuttle box, abbiamo lavorato molto sul materiale, perché questo materiale, abbiamo creato una guida del packaging ecosostenibile Stampa Sud per il takeaway, per lo più con carte compostabili. E quindi qui si è trattato di lavorare molto con i fornitori, perché i coatings, gli inchiostri, gli adesivi per fare il pack devono tutti rispettare determinati requisiti per avere poi i requisiti della compostabilità. Siamo arrivati a produrre con Stampa Sud delle storie, delle guide che pubblichiamo, e il 14 aprile faremo un webinar insieme
sulle carte che si usano per il takeaway. Un elemento che mi sento di segnalare importantissimo da questa esperienza è la comunicazione. Abbiamo puntato molto anche sul concetto che è importante comunicare col consumatore attraverso il packaging, e il packaging deve comunicare più correttamente, non solo rispettando la norma, ma deve dare proprio le istruzioni su come è più giusto. Non tutti i consumatori sanno che il packaging sporco di cibo deve andare nell'umido, ma può andare nell'umido solo se è compostabile, e quindi se non è compostabile deve andare nell'indifferenziata. Quindi dico, dove dobbiamo innovare? Dobbiamo fare packaging compostabile per il takeaway, punto. Non c'è altra soluzione. E quindi abbiamo lavorato su tutta la comunicazione per andare a realizzare questi obiettivi. Una cosa importante, Angelo, che è del lavoro che facciamo... Per chiudere, Genau, sì, così... Per chiudere, sì. È il commitment dell'impresa. Se non c'è... Noi lavoriamo molto, ecco, sulla condividiamo una visione, l'opportunità, ma anche una visione con l'imprenditore. Se non c'è il commitment dell'impresa, la visione, siccome è un percorso molto complesso dove vanno integrate nuove competenze, è molto difficile fare innovazione. Ci sono tanti ostacoli, allora ci vuole un forte commitment dell'impresa, e questa è la grande sfida del come all'interno delle aziende. Grazie veramente, grazie anche per l'approccio molto provocatorio che condivido. Ecco, lanciato un paio di frecciatine anche al nostro presidente Donato Mortarangio, ma sono sicuro, ecco, faccio il buonista all'italiana, anche perché siamo un po' in ritardo, ma sono sicuro che vi siete capiti. Io sono d'accordo con entrambi, d'accordo con te che l'economia circolare è una nuova vecchia storia e non è forse quello che salverà il mondo. C'è ancora tanto da fare, ma ecco, un'attenta gestione dei rifiuti penso passi anche da lì. Dobbiamo reinventare i rifiuti, ecco, fare in modo che il rifiuto sia sempre meno impattante, che intuisco era anche il pensiero del presidente Notarangio. Ecco, io so che siamo in ritardo, quindi lascio la parola a Rossella per la chiusura. Non so se ce la faremo a gestire delle domande, dipende dalla pazienza dei nostri ascoltatori, però qui mi taccio. Ecco, grazie veramente a tutti per l'impegno che dimostrate e per il vostro tempo, ecco, che avete dedicato a questo impegno. Sì, chiederei a Camilla se c'è qualche domanda, perché così chiudiamo anche ascoltando le domande del pubblico. Sì, abbiamo un paio di domande. La prima domanda... Falle tutte e due, così poi capiamo sì, va bene, chi rivolgere. Ok, allora... Una è per Filippo Capurso e viene chiesto quali sono i vantaggi a diventare una società benefit, e l'altra invece ci sono giovani che tornano al sud attirati da nuove opportunità di collaborazione anche grazie a progetti come quello di Torre Guaceto. Allora Filippo, sì, vuoi certo. Partire tu? Certo. Scusatemi un attimo, quali sono i vantaggi del diventare una società benefit? Sì. Al di là di quanto abbiamo detto, quindi mettere nero su bianco il nostro impegno, rimodularlo, rivederlo, misurarlo e quindi avere degli indicatori, direi che naturalmente si entra nell'ottica di quelle aziende virtuose che possono essere finanziate, i cui progetti più facilmente possono essere finanziati altri. Quindi sicuramente un aspetto di questo tipo è anche il senso poi del movimento B Corp di cui vi parlavo successivamente. Quindi hai toccato anche il tasto dello stakeholder investitore, magari oggi non è tanto venuto fuori, perché è un investitore più tranquillo a investire in società che hanno meno rischi, no? Quindi... Sì, sicuramente, ma io credo che poi anche le istituzioni a livello internazionale mireranno a. Bene, presidente Tarantino, qualche giovane è rientrato a Torre Guaceto per lavorare o no? Beh, noi essendo, come ho provato a dire, facilitatori di uno sviluppo sostenibile, innovativo e duraturo, ovviamente ci auguriamo che ci sia questo tipo di
quegli aspetti. Noi stiamo misurando che, ad esempio, un borgo vicino a Torre Quaceto, che è Serranova, che era poco tempo fa del tutto disabitato, e stanno tornando proprio ragazzi che si sono qualificati fuori ad investire sul territorio grazie al traino di Torre Quaceto. Quindi sì, c'è questo aspetto positivo, ovviamente da soli non bastiamo. E io poi vorrei i contatti di chi, perché mi sembra che abbiamo molte cose su cui possiamo lavorare insieme, mi prende molto piacere di che abbiamo partecipato al lavoro. Grazie ancora. Ma anche uno degli obiettivi di queste tappe del salone è anche questo, aiutare poi a conoscersi, no? Bene, allora io provo a tirare, si fa per dire, due conclusioni, perché sono state esperienze tutte molto interessanti. Vabbè, io mi sono affezionata a Torre Guaceto, infatti ho detto Presidente Tarantino che devo per forza venire. Perché facciamo in presenza quest'estate, sì, no, è veramente un posto che secondo me merita. E raccontavo che due miei studenti in corso di laurea magistrale in comunicazione sociale istituzionale hanno fatto la tesi sul caso di Torre Guaceto, quindi mi hanno doppiamente incuriosito. Poi a sentire il Presidente Tarantino vedere le slide ovviamente mi ha ulteriormente stimolato, e il messaggio che arriva da Torre Guaceto è molto chiaro, no? Ambiente ed economia, natura e sviluppo stanno tutti in un unico sistema che deve diventare sempre di più un ecosistema. Molto interessante il caso di Andriani, e tra le tante cose che ovviamente mi hanno colpito, una in particolare è il fatto che secondo me è una delle poche aziende in Italia che sta rendicontando in base agli SDGs. Non ce ne sono tante di aziende che hanno impostato il loro strumento di rendicontazione. E quindi, ma anche per questo, oltre che per tutto il resto, mi sembra che sia un segnale molto positivo. E permettetemi di dire, se arriva da un'azienda della Puglia, e grande ma non grandissima, è ancora di più un segnale positivo. Poi ovviamente su Enel abbiamo già detto tante cose anche nelle edizioni precedenti del Salone, grande player, grande esempio anche per gli altri, e il discorso dell'innovazione coniugato, cioè mi è piaciuto molto questa frase, no? Sostenibilità è il fine, l'innovazione è il mezzo, è proprio così. E se le grandi aziende, grandissime aziende come Enel, cominciano a stimolare i propri fornitori a modificare, no, l'approccio al business, gli effetti si vedranno. Megamark è un caso esemplare, li avevamo ascoltati mi sembra 2 anni fa, a me aveva molto colpito No Cap, di cui Dino Masi ha solo accennato in fondo, però secondo me è una scelta strategica veramente molto forte, tanto che io sul mio blog un po' di tempo fa ne ho anche parlato, perché mi sembrava molto interessante. Mi è piaciuto questa frase che dice: facciamo cose normali che diventano speciali, perché proprio sono la gestione di tutti i giorni che, se interpretata in una chiave, in un'ottica di sostenibilità, fa diventare le aziende veramente motori del cambiamento. E quindi il codice etico e il rispetto e l'adesione e l'orgoglio che anche attraverso le immagini ci ha mostrato Dino Masi è sicuramente uno dei risultati più positivi che un'azienda può ottenere. E poi devo dire, sono rimasta stupita dell'esperienza di Fall Thinking. Da questo mi sembra anche che nasca un messaggio per i ragazzi, per i giovani, perché ci sono mestieri dove le competenze devono essere rinnovate, bisogna avere sempre di più anche un approccio interdisciplinare, no? E quindi questa opportunità che la sostenibilità può dare è veramente da ricordare a tutti i giovani. È un momento dove sono necessarie nuove professioni e nuove competenze.
Quindi la sostenibilità si fa per strategia. Ecco, chiudiamo con una parola che ha detto Gennaro Durante. Ovviamente anch'io da sempre dico che non è buonismo, lungi da noi. Finalmente si è capito che non è charity, cioè la charity continua ad esserci e ben venga che ci sia, ma non è sostenibilità. E il fatto che sia una scelta strategica, perché ti fa acquistare una, non solo una reputazione, ma proprio concretamente quote di mercato, mi sembra il miglior modo per chiudere questa tappa di Bari, che l'anno prossimo speriamo veramente di poterla fare assaggiando l'olio buono di Torre Guaceto e vedendo anche le esperienze così interessanti che in questa terra di Puglia crescono ogni anno. Grazie a tutti per la partecipazione. La prossima tappa è il 25 marzo. Ci vediamo virtualmente ad Ivrea. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci.